amiche ed amici di Agricoltura Oggi, eccoci qua, inizia una nuova puntata, Agricoltura Oggi entra nelle vostre case. Intanto l'esortazione di andare sul nostro sito agricolturaoggi.it, se preferite .com, per dare un'occhiata alle nostre rubriche in primo piano, news, news dalle regioni, sviluppo territorio, eventi, tradizioni, PAC 2014-2020. Il primo servizio. È passato un anno dal cambio di regime, parliamo di viticoltura. Da quello dei diritti di rimpianto siamo passati alle autorizzazioni. Un bilancio di Carmine Masoni di CIA Agricoltori Italiani. Viticoltura, Carmine Masoni di CIA Agricoltori Italiani Abruzzo propone una prima analisi critica ad un anno dal passaggio dal regime dei diritti di impianto a quello delle autorizzazioni. Beh, più che analisi critica c'è una considerazione da fare. Lo scarto tra le superfici richieste da parte dei produttori e le superfici poi assegnate dimostrano che c'è una discrepanza forte tra quelle che sono le intenzioni del mondo produttivo e quella che è invece la regola comunitaria, che dice che possono essere concesse a chi ne fa richiesta fino al massimo dell'1% rispetto alla superficie vietata dallo Stato membro. Quindi faccia lei il conto e facciano i telespettatori il conto che in Abruzzo ogni anno possono essere assegnati 300 ettari, non uno di più, non uno di meno. Quindi che cosa succede in pratica? Cosa vuol dire questa analisi puramente aritmetica? L'analisi aritmetica dice che chi aveva chiesto 10 ettari ne ha a malapena ricevuto uno come autorizzazione all'impianto. Quindi vuol dire che il rapporto tra le superfici richieste e le superfici assegnate è 1 a 10. Così non si fa politica vitivinicola. Voi proponete una modifica, auspicate una modifica di questo criterio? Ne auspichiamo più d'una. Innanzi, una è riferita a dove questi nuovi impianti debbono essere localizzati. Il bando del 2016 aveva un solo requisito da rispettare, quello della proprietà di una superficie pari a quella richiesta. E non teneva conto di dove queste superfici invece insistevano. Il risultato è stato che sia a livello nazionale che anche a livello regionale molte di queste superfici sono localizzate in zone di pianura, nei fondovalle o addirittura lungo i fiumi, zone che assolutamente non sono vocate alla produzione vitivinicola. Seconda considerazione è che tutti hanno potuto fare richiesta. Noi diciamo che, pur senza arrivare a forme di corporativismo dei vignaioli, comunque andrebbe privilegiato chi ha già una superficie vitivinicola da unire a quella richiesta, evitando un'ulteriore parcellizzazione delle superfici vitivinicole nella nostra regione e cercando invece di accorpare già quelle esistenti. Do un dato: la superficie media aziendale vitivinicola in Abruzzo è 1,5 ettari. Se continuiamo con questa storia probabilmente avremo una frammentazione ancora più grande. Invece privilegiare, dare una priorità a quei produttori che fanno richieste e che dimostrano che hanno già una superficie vietata con vigneti DOC tutelati, ecco che andiamo ad arricchire le proprietà, ad ingrandire la proprietà migliorando la qualità. Queste sono le nostre proposte che chiediamo all'assessore di farne proprie nelle sedi competenti, nei tavoli ministeriali dove si decidono queste cose. Ci sono molti interessi e non sarà facile per l'assessore far passare questa proposta. Certo, c'è una battaglia tra le regioni come la nostra e le regioni del nord, soprattutto Veneto e Lombardia, dove ci sono dei vitigni che danno dei vini che oggi vanno per la maggiore soprattutto all'estero, mi riferisco al Prosecco evidentemente, che invece non vogliono queste nostre proposte e vogliono fare man bassa di tutti i possibili ettari di autorizzazione concedibili. Noi siamo riusciti nel 2016 e proviamo anche nel 2017 a fare in modo che almeno la superficie attribuita a ogni singola regione in virtù di quel famoso 1% ritorni nella regione. Se poi le richieste sono inferiori a 300 ettari ne usufruiscono altre, ma almeno i nostri 300 ettari teniamoceli in casa, perché noi non riusciamo con questo 1% a compensare quegli ettari che naturalmente vengono meno, quelli marginali, quelli troppo vecchi, che non sono più rimpiantati, e quindi perdiamo molto di più di quanto l'1% ci ridia. Thank you.
Impresa Agricola Pulita è l'accordo di programma che finalmente consentirà agli imprenditori del settore primario di poter smaltire correttamente i propri rifiuti e senza oneri particolari. Un accordo che è sintesi dell'intesa fra i comuni attraverso l'ANCI Abruzzo, le associazioni del mondo agricolo, i consorzi che operano nel settore rifiuti. Un lavoro coordinato dai dipartimenti agricoltura e ambiente. Ed ecco il commento di Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza della regione con delega all'ambiente, e dell'assessore all'agricoltura Dino Pepe. Come regione Abruzzo ci siamo dati il fine di perseguire in tutte le forme possibili l'economia circolare, tutto ciò che questo binomio sottintende. È chiaro che lo specifico segmento dell'attività agricola non poteva non entrare prepotentemente anche in questo discorso. Sostanzialmente da oggi si ha la possibilità di fare la raccolta differenziata porta a porta presso le nostre aziende agricole, attraverso punti di raccolta, attraverso il porta a porta, attraverso una serie di azioni previste insieme agli enti gestori. La gestione dei rifiuti in agricoltura è particolarmente complessa, spiega Franco Girardini, direttore del settore ambiente della Regione Abruzzo. Si intercettano rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, quindi anche di difficile gestione da parte degli operatori agricoli. Questo accordo introduce importanti semplificazioni che erano già previste dalle leggi, ma alcune le abbiamo anche dettagliate nell'accordo stesso, che semplificheranno un po' la vita di ogni giorno degli operatori agricoli. Questo sempre nell'ottica di massima tutela dell'ambiente, ma anche massima tutela, se vogliamo, su un piano giuridico penale degli operatori agricoli, che spesso si possono trovare con aspetti contraddittori nella gestione del ciclo dei rifiuti. L'accordo Impresa Agricola Pulita garantirà agli imprenditori molte ed importanti agevolazioni, come spiega Bruno Palozzo di Coldiretti. Non dovranno avere il registro di carico e scarico, non dovranno emettere il formulario di identificazione per tracciare il trasporto del rifiuto al luogo di produzione, al luogo di destinazione, non dovranno presentare il MUD ogni anno, non dovranno iscriversi al SISTRI praticamente. E sicuramente verranno raccolti tutti i rifiuti che verranno prodotti dalle aziende abruzzesi. Toccherà ora ai comuni il compito di adeguare i propri regolamenti al documento che per ANCI Abruzzo, l'Associazione dei Comuni d'Italia, è stato siglato da Sandro Marinelli, sindaco di Pianella. L'ANCI è particolarmente soddisfatta di questo percorso, lo ha promosso, ha attivamente partecipato alla stesura della convenzione ed oggi è qui per la firma, ma non finisce qui perché i sindaci sono pronti a fare la loro parte per agevolare e essere presenti in tutte le operazioni che riguarderanno poi l'attuazione pratica di questo protocollo. Uno degli argomenti che abbiamo seguito con molto interesse nelle ultime puntate di Agricoltura Oggi è stato quello dell'arboricoltura, la stabilità degli alberi, quando è necessario abbatterli, quando ci troviamo in area urbana, se costituiscono un pericolo, il protocollo di valutazione del rischio di stabilità e le più approfondite indagini strumentali. Noi abbiamo girato del materiale che vi proporremo anche nelle prossime puntate con la Federazione Italiana Agronomi e Dottori Forestali dell'Abruzzo. Oggi invece facciamo un piccolo salto indietro nel tempo nel nostro archivio, perché c'è un servizio che avevamo realizzato in occasione dell'Arbor Day che si è svolto nella città d'Annunziana a Pescara, nella bella pineta d'Annunziana, con un gruppo di esperti che si sono incontrati per convegni e prove sul campo. Una iniziativa, l'Arbor Day, che era stata promossa dalla Società Italiana di Arboricoltura. Sono un dottore forestale e mi occupo da 20 anni più o meno di valutazione e stabilità alberi. E quando ci chiamano, insomma, per la verifica della stabilità, noi dobbiamo capire cosa ci mostra l'albero, cosa ci vuole dire col suo linguaggio. Quest'albero, per esempio, visto da lontano, è un albero inclinato, insomma, ecco. Avvicinandoci vediamo che ha dei difetti, quindi ha già dei messaggi che vuole trasmettere al valutatore. Un primo messaggio che ci trasmette è queste depressioni che sono sul fusto e poi ci sono anche delle macchie scure che sono dei carpofori fungini.
ci sono due organismi, l'albero e il fungo. Entrano in conflitto, si innesca una guerra tra i due, una battaglia, e uno dei due vincerà. Il fungo cerca di avanzare, di degradare, di aggredire i tessuti legnosi. L'albero cerca di reagire impedendo questa avanzata qui. Nel tempo ci sarà il vincitore. Noi dobbiamo essere così bravi da garantire la stabilità in questo tempo. Noi abbiamo bisogno spesso e volentieri di un supporto, di supporti tecnici. Supporti tecnici che sono date da una marea di strumentazione, vari strumenti. In questo caso qui noi abbiamo un'inclinazione di un fusto, un'inclinazione di circa 22 gradi e vogliamo sapere se questa inclinazione è dovuta a un cedimento radicale oppure a un cedimento strutturale della parte aerea, quindi in particolare del fusto. Come possiamo rispondere a questa domanda? Analizzando la struttura aerea e la struttura sotterranea. La struttura sotterranea, quindi l'apparato radicale, viene testata con degli strumenti che misurano quando l'albero si mette sotto sforzo, quindi si carica con una certa forza, si tira, in poche parole, l'albero, l'apparato radicale subisce un certo movimento. Questo movimento viene registrato da dei sensori molto particolari e ci indicano il movimento della zolla. Se questo movimento rientra in determinati limiti, l'albero può essere considerato sicuro, insomma. Mentre sul fusto invece abbiamo degli altri strumenti che sono definiti elastometri, che misurano l'allungamento e l'accorciamento delle fibre. L'allungamento è sul lato a trazione, l'accorciamento è sul lato a compressione. Anche in questo caso, se questi valori rientrano nel range stabilito, l'albero può essere considerato sicuro o non sicuro. Io sono Marchio Vittorio, sono un agrotecnico, un collega. Noi possiamo sicuramente prevenire i danni e quindi evitare che questi attacchi possano essere indotti con l'azione proprio umana, quindi con tagli di potature errati o quant'altro. Nel momento in cui il danno c'è, la nostra azione è quella di cercare di migliorare la vegetazione della pianta e al limite portare degli interventi per aumentarne la vitalità o per favorirla. Poi comunque, essendo sempre che lavoriamo con un essere vivente, è anche la pianta stessa che deve poi poter reagire in base anche, cioè, come dire, ci sono tante variabili che non è solo la cura specifica, ma è anche tutto l'ambiente che sta intorno, che agisce, quindi c'è sempre il cambio del clima, quindi ci sono molte variabili di cui bisogna tener conto. Questa diagnosi che voi fate della pianta spesso non è sufficiente, dovete andare oltre. Solo l'analisi diciamo dei difetti interni con la tomografia ci dà un dato, ma devono essere poi correlati per avere un dato più efficace, anche se non sufficiente al 100%, ma ci dà provando a tirare, quindi a mettere in la sollecitazione il carico, quindi sul fusto, simulando quella che è l'azione del vento, allora si riesce a stabilire qual è la percentuale di sicurezza che la pianta ci ha evidenziato. Sta per iniziare la nuova stagione olearia, qualche preoccupazione, lo sappiamo, c'è chi è preoccupato per l'attacco di mosca, noi abbiamo già tranquillizzato grazie al servizio fitosanitario della Regione Abruzzo che ci ha parlato della sua attività di prevenzione, ma come sarà la qualità dell'olio? Lo scopriremo nell'intervista a Silvano Ferri, presidente del Consorzio di Tutela
DOP, denominazione di origine protetta, Prutino Pescarese, che quest'anno taglia il traguardo dei 20 anni della sua costituzione e dal 1996 adesso è maturata tanta esperienza. E una delle cose importanti di questi 20 anni è che è stata chiesta la modifica del disciplinare. Parleremo di questo dunque con Silvano Ferri. L'olio sarà buono per le aziende che hanno monitorato e hanno sempre rispettato quelli che erano i suggerimenti dei bollettini fitosanitari mandati dalle associazioni di categoria, dagli organismi professionali e dall'Istituto di Controllo Fitosanitario. Tutto questo naturalmente ha portato ad un controllo continuo, quasi giornaliero, degli oliveti, e chi dal mese di luglio ha iniziato a fare questo monitoraggio, oggi abbiamo comunque un ulivo abbastanza sano, direi sano, e soprattutto abbiamo anche un prodotto che sicuramente rispecchierà quelle che sono le caratteristiche organolettiche e sensoriali delle nostre meravigliose cultivar Dritta, Toccolana. Il Leccino purtroppo sarà assente in questo percorso del 2015 per problemi legati alle condizioni climatiche del mese di aprile. Noi sappiamo che l'ultima settimana di aprile ci sono stati quelli sbalzi di temperatura tra freddo e caldo, e quindi ha pregiudicato tutto il percorso di allegagione, di poi di sviluppo della drupa, e quindi il Leccino è carente e mancante sul quasi tutto il territorio regionale. Per le altre due cultivar c'è una produzione diffusa a macchia di leopardo, perché abbiamo in alcuni contesti areali la dritta è abbastanza piena, gli uliveti sono cari, in altri sono scarse le produzioni, ma comunque, ripeto, chi ha effettuato le attività di monitoraggio, di attività di controllo, e soprattutto premunirsi anche facendo delle campagne preventive per salvaguardare il prodotto, ci saremo, insomma, avremo un prodotto. Per il resto, chi si è accorto solo in questi ultimi mesi dell'attacco della mosca sicuramente avrà un prodotto non all'altezza della situazione. Tra l'altro, noi in questi giorni sono stati fatti dei campionamenti che poi vedremo, vi farò vedere, per vedere com'è la situazione dell'olio, della dritta, e devo dirvi che ci sono dei discorsi molto interessanti, perché abbiamo già, si sente già l'erbacio, si sente la mandorla, quindi sarà un prodotto all'altezza e qualitativamente abbastanza buone ed elevate. Sicuramente per questa campagna il ruolo del frantoiano e colui che macina le olive, perché spesso abbiamo anche dei produttori che sono allo stesso tempo anche frantoiani, perché posseggono il frantoio aziendale, sarà fondamentale avere la massima cura e attenzione nella lavorazione delle olive. Quindi bisogna avere tempestività nella lavorazione, avere il coraggio, se capiterà anche a strutture cooperativistiche dei soci, il coraggio di dire quando c'è una partita che è molto difettata di considerarlo a parte, da non inficiare tutto il lavoro precedentemente fatto e quello successivo che si andrà a fare con delle partite ottime. Quindi il ruolo questa volta è stato sempre importante, ma questa volta da parte dei frantoiani sarà strategico, perché tutto quello che madre natura ci ha dato nel bene e nel male, ma dovrà essere salvaguardato e tutelato questa volta in pieno da quelle che sono le professionalità e le capacità all'interno dei frantoi. Una prova di frantoio e una degustazione per capire come sarà l'olio extravergine 2016 a Prutino Pescarese. Diciamo subito che questo è l'olio della cultivar La Dritta, raccolto ieri, macinato nella giornata, quindi questo è fondamentale, della zona di Loreto, a Prutino.
E quindi sono state fatte queste prove per vedere che cosa veniva fuori, perché come vede la drupa è abbastanza sviluppata, è grande, quindi si voleva capire che cosa veniva fuori. Intanto un dato importantissimo: partite di olio che sono state provate, campionate, hanno avuto una resa di 11,2 e 12. Quindi di questi tempi una resa del genere, come dire, è importante, significativo che comunque l'olio è presente. Poi durante la fase della lavorazione noi eravamo curiosi per sapere, per vedere cosa succedeva, e quando è arrivata la pasta nelle gramole abbiamo incominciato a sentire dei bei profumi, che poi dopo questo è venuto fuori anche nell'olio che adesso io sto sentendo. E come mi dispiace che voi non potete sentire e vedere, ma c'è l'erba fresca, c'è la mandorla, c'è anche un po' di carciofo, quindi assolutamente un olio che a livello olfattivo ha tutte quelle caratteristiche della dritta, della nostra meravigliosa dritta. Poi anche portando in bocca c'è l'amaro, c'è il piccante, però devo dire che è abbastanza equilibrato, non c'è uno sbilanciamento, e questo fa ben sperare. Se un olio di questi giorni dà questi profumi e questi sapori, io penso che tra una settimana, tra 8 giorni, tra 10 giorni, avremo dei risultati ancora migliori. Naturalmente tutto questo poi dipende anche dal tempo che farà, dalle condizioni climatiche, da come si rimetterà a posto anche il clima, perché con questa continua pioggia che interrompono, creano anche problemi. Ma è anche interessante anche vedere il colore, è bello verde, ha un buon carattere. Tutto questo sta a dimostrare che è fondamentale lavorare bene in campagna, perché la qualità nasce dal campo, sicuramente, ma soprattutto poi dopo si gioca all'interno del frantoio, e quindi è necessario avere la conoscenza totale degli strumenti, dei macchinari, della tecnologia, per far sì che un olio non venga rovinato. In questa parte dell'intervista a Silvano Ferri parliamo della richiesta di modifica del disciplinare, una richiesta molto importante, e poi parleremo anche della richiesta di anticipo di raccolta che è stata fatta per questa stagione. Noi in occasione del ventennale della DOP Pridino Pescarese abbiamo rivisitato il disciplinare di produzione, adeguandolo anche al contesto attuale, per cui abbiamo pensato di apportare delle modifiche sostanziali e strutturali. La prima è quella che è stato cancellato il periodo di inizio raccolta, 20 ottobre non aveva più senso, quindi abbiamo stabilito la regola della giusta invaiazione, quindi l'olivicoltura, l'olivo può essere raccolto anche dai primi di ottobre, nel momento in cui si presentano le condizioni, e questo dovuto anche a fattori climatici. Ma poi ci sono delle novità molto interessanti, quello dell'allargamento dell'area della DOP a Pridino Pescarese. Abbiamo allargato a ulteriori 8 comuni, che sono prevalentemente quelle della fascia pedemontana. Ma la novità più importante è quella che, come potete vedere, diciamo la coincidenza totale dell'area comunale con la DOP. Noi avevamo nel precedente disciplinare una situazione molto critica che blindava dei territori, dei comuni, chi da una parte e chi dall'altro, una divarcazione inutile, per cui avevamo comuni come Città Sant'Angelo, Penne, Manoppello, ma anche una parte di altri territori che erano completamente tagliati fuori. Bastava che si stava di qua o di là da una contrada che non poteva inserire gli uliveti nella DOP. Dico questo che è importante perché dona anticipazione. La prossima settimana verrà pubblicato nella regione Abruzzo, nell'ambito del PSR 2014-2020, la misura la 3.1, per cui chi iscrive
gli uliveti nei, nei disciplinari di produzione, nella, nelle colture specializzate, quindi DOP, potrà attingere ad un finanziamento di 3.000 euro annuo per 5 anni, quindi si potranno coprire abbondantemente le spese aggiuntive per gestire le pratiche, i registri e i costi per produrre una DOP che sappiamo che oggi è fondamentale nel mercato globale, per cui si chiede sempre più identità territoriale e caratteristiche ben definite a difesa del consumatore, ma soprattutto anche a tutela del territorio. Questa nuova perimetrazione dei territori della DOP Prutino Pescarese cade anche in concomitanza con i 20 anni di questa DOP, che è stata una delle primissime in Europa e vale la pena anche ricordarlo. Ma c'è un altro aspetto peculiare: non soltanto aver ampliato il territorio, ma anche essere andati più verso la montagna. Come mai questa decisione? Allora, noi abbiamo colto l'opportunità e l'occasione per i territori della montagna per dare, diciamo, una chance a un settore che probabilmente l'olivicoltura in quei territori era marginale, ma potrà diventare protagonista nei prossimi anni, soprattutto non solo rispetto ai cambiamenti climatici, ma anche legato al fatto che oggi con il regolamento 1151 della Comunità Economica Europea è possibile mettere in etichetta prodotto di montagna. Quindi questo favorisce assolutamente produzioni di nicchia che vanno a valorizzare territori che magari meritano un'attenzione particolare. Noi lo sappiamo che l'olivicoltura nella nostra regione, l'81% è legato alla collina, il 14%, quasi il 15% nella montagna e il 4% in pianura. Però è importante mettere a fattor comune tutte le opportunità che ci sono presenti in questa regione, ma soprattutto dare anche quello che può essere un recupero e valorizzazione delle cultivar autoctone, e noi su questo dobbiamo battere, perché sarà diciamo le sfide dei prossimi 20 anni, se 20 anni le abbiamo compiuti in questi anni, ma nei prossimi 20 anni si giocherà tutto sull'eccellenza, la qualità, la tipicizzazione. Abbiamo detto che nel nuovo disciplinare sparirà questo obbligo di rispettare la data del 20 ottobre, quindi si potrà raccogliere quando ci sono i segni evidenti che ciò sarà possibile. Per quest'anno però c'è ancora il vecchio disciplinare. Abbiamo chiesto la modifica transitoria e momentanea di modifica del disciplinare, per cui addirittura abbiamo chiesto di anticipare la raccolta dal 28 di settembre, ma sicuramente ci siamo messi cautelativamente dentro un margine che rientrerà nelle possibilità dei produttori, che quasi tutti i frantoi riapriranno il 1 di ottobre, quindi siamo dentro abbondantemente a quelle che sono le pratiche agronomiche, soprattutto per dare un prodotto di qualità, di eccellenza. Bene amiche e amici di Agricoltura, oggi siamo giunti al termine di questa puntata del nostro settimanale incontro. Grazie per essere stati con noi, saremo ancora insieme la prossima settimana. Seguiteci sul nostro sito agricolturaoggi.it, seguiteci costantemente tutti i giorni su Facebook e Twitter e su YouTube con lo spazio Agricoltura Oggi Web. Alla prossima settimana.